Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Cari amici, ci troviamo ancora una volta a celebrare la festa della nostra patrona, Santa Maria di Costantinopoli. Quest'anno la viviamo un pochino diverso dal solito, perché il tempo pandemico che viviamo, non possiamo non citarlo, ci porta a vivere anche questa festa un po' nella ristrettezza, nella celebrazione esterna. Ma come ci ricorderemo durante anche il pensiero omeletico, ciò che è necessario, l'Eucaristia, Gesù, ci viene dato. Per questo motivo celebriamo questa Santa Messa anche in diretta streaming della pagina Facebook della parrocchia e saluto tutti coloro che in questo momento ci stanno seguendo e invito ovviamente alla preghiera unanime con noi. Riconosciamoci bisognosi della misericordia di Dio. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo. E per la gloriosa intercessione della Beata sempre Vergine Maria, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Seduti. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emanuele, perché Dio è con noi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Grandi cose ha fatto in per me l'Onnipotente. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Il Signore si è ricordato della sua misericordia, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Il Signore si è ricordato. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio. Thank you.
Sei felice, o Santa Vergine Maria, Madre di grazia e Regina di misericordia. Da te è sorto il Cristo, nostro Mediatore e Salvatore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore», e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Sì. Cari amici, un punto di congiunzione che ho dato alle letture che abbiamo proclamato e ascoltato è proprio la parola segno. Nella prima lettura tratta dal profeta Isaia incontriamo quella che è la promessa di Gesù fatta attraverso il profeta. La Vergine, questo è il segno, la Vergine partorirà e darà un bambino. E si conclude, diciamo, le letture tra virgolette si concludono proprio con il segno dell'inizio dei segni di Gesù attraverso le nozze, o meglio di Cana di Galilea. Ed oggi mi sono chiesto proprio con questa giornata che stiamo vivendo e che, se vogliamo, oggi è un po' al suo culmine, perché fino all'anno scorso avremmo vissuto anche la processione per le vie della nostra frazione, ma quest'anno non è possibile. Ma qual è il segno che noi dobbiamo dare ai cristiani oggi? In questo tempo pandemico che stiamo vivendo, quale segno possiamo essere per il mondo? Me lo sono chiesto più volte e forse a tuttora una risposta ancora non c'è ben precisa. Perché, insomma, non è passato questo tempo, ma noi siamo uomini e donne di speranza, perché la nostra speranza è Gesù, e questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Allora il segno, appunto, è Gesù stesso, e con l'Eucaristia che stiamo vivendo in questo momento. Chi è presente, ma soprattutto anche chi ci segue da casa, o chi è venuto nelle 3 celebrazioni precedenti in questa giornata, è Gesù stesso. Questo è il segno che noi portiamo, null'altro. Segno che, se vogliamo, Maria ha indicato ai servitori quando ha detto: «Fate quello che vi dirà». E loro cosa hanno fatto se non fidarsi di Maria, fidarsi di lei, fidarsi della sua parola,
come un figlio si fida della parola della propria madre, ha fiducia piena, come un bambino, una bambina in braccio ai propri genitori, al proprio padre, alla propria madre, ha fiducia di non cadere, sa questo, è consapevole pienamente. Così questi servitori sono stati fiduciosi in questa parola, certi di non sbagliare. Io ho provato a immedesimarmi in questi uomini che erano lì, a capire un pochino cosa avevano nel loro cuore, se c'erano delle domande, se c'erano dei dubbi. Può darsi, o sì o no, ma forse non ci interessa. Si sono fidati, con noi cristiani. Perché possiamo essere segni in questo mondo, fidarci della parola di Maria che ci porta a Gesù. Fate quello che vi dirà. E allora qui troviamo quella volontà vera del cristiano, che tante volte la storpiamo in tanti modi, soprattutto quando non sappiamo cosa rispondere dinanzi ai drammi della vita. La volontà di Gesù è che noi, quella parola, o meglio, che abbiamo anche ascoltato domenica scorsa nel Vangelo della Trasfigurazione, questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Allora quando noi lo ascoltiamo, viviamo pienamente il Vangelo, siamo e diventiamo segno nel mondo, segno di speranza, e non di chi un po' vede tutto nero, di chi purtroppo, anche per tanti motivi, non riesce a trovare la luce. E noi la nostra luce resta e rimane Gesù. Ed eccoci qua. E non ci è stata tolta la festa, non ci è stato tolto nulla, se noi lo vediamo sotto quest'ottica. Sì, non potremmo fare la processione, non possiamo vivere all'esterno della chiesa le relazioni tipiche del giorno di festa, create anche perché l'uomo si fermi dalla giornata al lavoro, anche dalle preoccupazioni o dalle occupazioni, per stare insieme. Ma lo stare con Gesù non ci è stato tolto e non ci verrà tolto, ed ecco ancora il nostro essere qua. E così questo momento diventa per noi le nozze di Cana, le piene vere nozze, perché la nostra relazione con lui diventa sponsale. Sponsale nel senso che di una bellezza unica, di un amore unico, che a questo punto poi interviene una relazione personale con Gesù, non solo comunitaria, ma personale. E infatti, beati, invitati alle nozze dell'agnello. Tante volte l'abbiamo sentito, questo versetto che richiama un passo dell'Apocalisse. Allora ecco, il nostro essere segno, cari amici, essere credenti, credibili, utilizzando anche una frase di un convegno proprio sulla Chiesa di qualche anno fa. Credenti, credibili, ecco il nostro segno oggi. Ecco la nostra risposta al tempo pandemico che stiamo vivendo, il nostro essere segno, la Chiesa che diventa segno di speranza. Cari amici, è così che noi trasformiamo l'acqua in vino, trasformiamo quello sguardo pessimistico, da pessimista, in uno sguardo di luce, in uno sguardo di pienezza. Trasformiamo nel vino della gioia, nel vino della festa, anche se non ci sono l'aspetto esteriore, ma ci sta quello più bello, essenziale, quello interiore dell'incontro con Gesù nell'Eucaristia. Allora torniamo a quella frase di Maria che dice ai suoi servitori, a coloro che curavano, diciamo, perché il banchetto andasse bene di nozze, fate quello che vi dirà. Quello ci sta dicendo oggi lei. Questa è la frase che ci accompagna. Fate quello che vi dirà. Seguite il Vangelo, incarniamolo, nella nostra vita. Viviamolo pienamente per essere segno. Sia lodato Gesù Cristo.
mettiamo in piedi e rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi e per la nostra salvezza discese dal cielo. Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita. Dio ha voluto Maria Santissima, madre del suo Figlio, piena di ogni grazia e benedizione. Preghiamo perché renda partecipe di questa ricchezza la Chiesa e l'umanità intera. E ad ogni invocazione ripetiamo: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per la Chiesa in cammino nel tempo, mediti come Maria la parola di Dio e conformi la sua vita al messaggio che annuncia. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per i discepoli del Signore, imparino a valutare la povertà e la ricchezza terrene, secondo la sapienza che proviene dall'alto. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per i cristiani, a imitazione di Maria, cerchino prima di tutto il Regno dei Cieli e sperimentino la sua protezione materna nel momento della prova e della tentazione. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per quanti vivono nel dolore, uniti alla Vergine Madre, attingano consolazione e speranza dal mistero della croce. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per noi qui convocati, per intercessione di Maria, donna missionaria, ci sia donata di portare il Vangelo in casa, al lavoro, sulla piazza e nel tempo libero. Preghiamo. Dio. Qualche attimo di silenzio, affidiamo a Gesù tutte le intenzioni che portiamo nel nostro cuore. Dio della salvezza, che Maria ha esaudito le attese e le speranze dell'umanità, fa che questa generazione liberata da ogni forma di orgoglio e di violenza costruisca con la forza del tuo spirito la nuova civiltà dell'amore, per Cristo nostro Signore. Sentiamo a te perché diventi per noi il cibo di vita e della rana.
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceve. Ci soccorra, o Signore, l'immenso amore del Tuo Figlio, che nascendo dalla Vergine non diminuì, ma consacrò l'integrità della Madre, e liberandoci da ogni colpa, Ti renda gradito il nostro sacrificio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto rendere grazie a Te, Signore Padre Santo, fonte della vita e della gioia. Tu hai rivelato nella pienezza dei tempi il mistero nascosto nei secoli, perché il mondo intero tornasse a vivere e a sperare. Nel Cristo nuovo Adamo e in Maria nuova Eva è apparsa finalmente la Tua Chiesa primizia dell'umanità redenta. Per questo dono, tutta la creazione, con la potenza dello Spirito Santo, riprende dal principio il suo cammino verso la Pasqua eterna. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della Tua gloria. Padre clementissimo, noi Ti supplichiamo e Ti chiediamo per Gesù Cristo, Tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi Te lo chiediamo e Te lo offriamo anzitutto per la Tua Chiesa santa e cattolica, perché Tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con il Tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Filippo e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei Tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro Ti offriamo e anch'essi Ti offrono questo sacrificio di lode, e innalzano la preghiera a Te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i Tuoi Santi Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano,
Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i santi. Per loro meriti e le loro preghiere donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, Signore, questa offerta che ti presentiamo. Noi, tuoi ministri e tutta la tua famiglia, disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nella chiesa della tua gloria. In questo sacrificio, Padre, noi, i tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo, del Cristo tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'operazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta, per le mani del tuo angelo santo, sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto nel segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi della tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia, e tutti i tuoi santi, ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene.
per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane di quotidiano, e rimettiamo i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai detto. Signore Gesù Cristo, che dette ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con un gesto, con un chinarsi con il capo da lontano, scambiamoci il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di te.
Preghiamo. Nutriti dai sacramenti del cielo, Signore, invochiamo la Tua misericordia a noi che ci rallegriamo nel gioioso ricordo della Beata Vergine Maria. Concedi che, imitando il suo esempio, collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Nel ringraziare il Comitato per aver curato questi piccoli momenti che abbiamo vissuto, ma essenziale, importante che c'è Gesù, Eucaristia, poi il resto non conta. È un di più, come dice Gesù nel Vangelo che ci viene dato, importante, giusto, però c'è Gesù, questo ci basta. Ringrazio anche il Sindaco per la sua presenza qui in mezzo a noi, e anche tutti coloro che in questi 3 giorni hanno portato ai piedi della Madonna, adesso li abbiamo spostati, i viveri per i bisognosi, perché penso che ogni celebrazione che viviamo di una solennità del Santo Patrono, della Santa Patrona, deve avere sempre un risvolto di carità, di attenzione verso il bisognoso, soprattutto in questo tempo particolare che, insomma, abbiamo sempre più necessità di stare uno accanto all'altro. Adesso farò un piccolo così gesto davanti alla nostra patrona, Santa Maria di Costantinopoli, piccolo atto di affidamento che a Maria della nostra comunità e di quanti anche ci seguono in questo momento da casa tramite la pagina Facebook. Se non possiamo farla dal santuario come solitamente accade, però adesso lo facciamo qui in chiesa. Quanti stanno seguendo possono anche tranquillamente partecipare, anche perché il nostro operatore, signor Pasquale Ficocelli, sta curando un po' questa diretta e che ringrazio. Prima della benedizione, anche prima di iniziare con questo piccolo atto, faccio vedere questo calice, non per la sua bellezza, perché in questo tempo, da qualche mese a questa parte, ho deciso di celebrare sempre con questo calice perché mi è stato regalato il giorno della mia ordinazione dall'amministrazione comunale del mio paese di allora, che anche tra loro c'erano coloro che operano nel campo sanitario, per pregare in questo momento, Madre Dolcissima, tutti coloro, non ne portavo sull'altare, tutti coloro che, insomma, aiutavano noi a far sì che possiamo stare bene, che erano in prima linea nell'operare nel loro lavoro, nel rischiare per il bene di tutti, di ciascuno di noi, e li portavo con me nel mio cuore quest'altare. Penso a tutti coloro in questo tempo carichi di speranza perché questo virus possa passare, questo male che non vediamo, ma che si fa sentire su tanti aspetti della nostra vita, non solo sociali, economici, ma anche morali o psicologici. Aiutaci, sostienici, proteggici come un'antica preghiera sotto il tuo manto, perché abbiamo bisogno di te, soli non possiamo andare da nessuna parte. Abbiamo bisogno di sostenerci, abbiamo bisogno di Gesù che tu porti in mano, che porti tra le tue braccia, che sostieni, se vogliamo, tra le tue ginocchia con una mano e con l'altra quasi a incoraggiarci, a dirci non temere, come il saluto dell'angelo Gabriele è stato a te: non temere, Maria, di prendere con te questo bambino. E così ci stai dicendo: non temere di affrontare questo tempo, io sono con te, come il Signore disse sul monte Sinai a Mosè, suo servo: io sono con te. Ti affidiamo, Maria, a questa piccola comunità, a questa frazione che da secoli celebra, da tanti secoli celebra questa solennità, questa devozione, tutti coloro che anche originari di questo paese, di questa frazione, di questo
piccola borgata, che si spostano da ogni parte per venire a vivere qui questo piccolo momento. È una tradizione. Tanta gente anche in vari momenti della nostra questa giornata, mentre la chiesa era aperta, anche gli orari o controora, come si usa dire, sono venuti qua a pregare, ad affidare o affidarsi. Ti affido, Maria, a tutti i bambini del catechismo con i loro genitori, che questo tempo sentono la mancanza di una comunità in presenza, comunità che torna all'altare, celebra con la gioia e con la festa la domenica. Ti affido tutti gli ammalati che ti venerano, ti cercano, ma in questo momento per tanti motivi non possono essere qui. Anche coloro che sono affetti dal virus del Covid, sostieni, incoraggi nella loro solitudine in quei letti di ospedale. Metti la parola giusta sugli infermieri e i medici o gli OS che si avvicinano a loro perché li possano confortare, anche per quanto possibile, una carezza, sentire quel calore umano cui tanto ci manca. Ma il tuo calore, Maria, quello non viene mai a mancare, è come il buon vino. Ti affido ancora, Maria, anche il mondo della scuola, di questi ragazzi che soffrono anche interiormente e soffrono anche culturalmente, perché è un aspetto importante della loro vita, che crescere è il nostro futuro e anche, e no, il loro futuro. Ti affido, o Maria, anche noi sacerdoti, sacerdoti che per tanti motivi hanno preso il Covid, che anche loro in prima linea ad ascoltare, a confessare, ad aiutare a chi per tanti motivi entrava in chiesa o nei locali della chiesa a chiedere o incontrare il sacerdote. Tutti coloro che soffrono per questo virus o che sono morti a causa di questo virus. Accompagnali, Maria, in paradiso, accompagnali dal tuo figlio Gesù, che ti possa accogliere tra le sue braccia eterne, le braccia di luce infinita. Ma tutti coloro che ti amano, ti hanno amato in questa terra e ti hanno tanto venerato e hanno anche curato questa festa, questa nostra piccola ma meravigliosa festa patronale. Ti affido tutte queste persone, Signore, o Maria Vergine. Abbiamo bisogno di te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Santa Maria di Costantinopoli, c'è un salmo che mi accompagna, scusate se mi dilungo, questo anche tempo, dice: muta il mio lamento, Signore, in gioia. Muta il mio lamento in danza, il mio abito di sacco in gioia. Sia un po' la nostra anche preghiera interiore, perché possa aiutarci a sostenerci, sia noi che gli uni con gli altri. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del tuo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo per intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa di Santa Maria di Costantinopoli, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi
e con voi rimanga sempre. Amen. Sotto la protezione di Maria, andate in pace. Prendiamo grazie a Dio. Buona e santa serata a tutti.